Megaride è un progetto nato come spin-off accademico nel 2016 da un gruppo di ricercatori della Federico II di Napoli, Flavio Farroni, Alexander Sacknevich, Francesco Timpone, colleghi, amici, ricercatori del gruppo di meccanica del veicolo. Abbiamo avuto qualche annetto fa l'idea di creare appunto uno spin-off, una startup che vivesse delle ricerche che conducevamo. Formula 1, MotoGP, vetture GT, caratterizzavamo il comportamento degli pneumatici in un contesto inizialmente motorsport. Le attività dei nostri dottorati di ricerca, le attività delle tesi di laurea che sviluppavano i ragazzi con noi, erano state pubblicate. Le aziende iniziavano a chiederci le licenze dei software che sviluppavamo e necessitavamo di creare insomma una realtà che avesse insomma delle solide basi sul territorio. Nasce Megaride o Megaride, Megaride perché lo scoglio dove il corpo della sirena Partenope andò ad arenarsi ed ebbe origine nella città di Napoli ci ricorda da dove siamo venuti. Megaride in realtà significa dinamica del veicolo, motorsport e appunto interazione pneumatico-strada. Nel corso degli anni abbiamo sviluppato quindi una realtà che oggi circa consta di una quarantina di persone tra il gruppo di ricerca Megaride e una nuova startup che è nata che si chiama Vesevo e che si sta affermando in un contesto automotive e motorsport in maniera interessante. Sviluppiamo tecnologie per l'analisi, il testing e la riproduzione dell'interazione tra l'opneumatica e la strada in attività di simulazione e di ottimizzazione delle prestazioni. La chiave di tutto quello che facciamo viene dalla ricerca scientifica, quindi quelle attività sviluppate nei laboratori della Federico II oggi sono sui veicoli di Formula 1, sui simulatori di guida ed in tutto lo sviluppo dei pneumatici e dei veicoli del futuro. Adesso entriamo nel dettaglio di quello che abbiamo realizzato grazie al finanziamento FESR. A bordo di questa vettura c'è quella piccola scatoletta rossa che rappresenta una IMU evoluta, quindi una piattaforma che ci consente di caratterizzare a livello estremamente dettagliato il comportamento della vettura stessa. Accelerazioni, decelerazioni, caratteristiche durante la curva. A bordo del veicolo stesso ci sono poi dei sensori termici che tengono costantemente a temperatura degli pneumatici all'interno e dall'esterno. E un GPS come quello montato che vedete qui all'esterno e dall'interno i sistemi di acquisizione che ci consentono quindi di elaborare tutte queste grandezze di cui vi sto parlando e di implementare a bordo della piattaforma stessa logiche prototipali per la sicurezza stradale. Possiamo magari fare un salto in vettura e vi spiego ancora più in dettaglio. La chiave del progetto è quella appunto di avere istante per istante una valutazione del livello di aderenza che gli pneumatici esplicano con la strada. Cosa significa a livello più ampio? Significa che se tutte le vetture in futuro andranno in giro con questo genere di algoritmo a bordo, potranno fare un monitoraggio continuo e costante delle caratteristiche della strada e quindi comunicare all'ente che fa manutenzione del fondo stradale quando è arrivato il momento di fare un intervento, oppure comunicare all'utente quando è il momento di cambiare gli pneumatici, o più in generale mappare costantemente il contesto urbano in termini di traffico e sicurezza al fine di implementare logiche innovative e salvare chiaramente vite umane in un contesto di mobilità smart, autonoma e interconnessa.